ragazzi, benvenuti in questo video speciale nel quale spacchetteremo un calendario dell'avvento di geologia. Con questo video speciale voglio ringraziare tutti voi, i miei primi 20.000 iscritti. Fatemi sapere se vi possono piacere altri video con calendari dell'avvento scientifici o a tema didattico, intervallati alle classiche video lezioni, e speriamo di festeggiare presto anche il prossimo traguardo. Apriamo la prima casella. Abbiamo trovato una pietra lavica. La pietra lavica è lava raffreddata. Come vedete ci sono vari pori a causa delle bolle di gas contenute nella massa di lava che si è raffreddata rapidamente. Questo è quello che avviene nella pomice. La pietra lavica è usata nei braccialetti, quelli diffusori con i profumi, perché proprio perché ha molti pori possono assorbire gli oli essenziali, quindi gli oli profumati. Casella numero 2. Abbiamo trovato una lente di ingrandimento per osservare tutte le varie pietre e i minerali, quindi le rocce. Casella numero 3. Un sacchetto per contenere tutte le rocce e i minerali. Nella casella 2 però c'è anche qualcos'altro. Una punta di quarzo ialino, anzi due. Non si vedevano perché è ialino, quindi è trasparente, quarzo limpido. Quarzo ialino è detto anche cristallo di rocca, quindi forse lo conoscete con questo nome, ed è la varietà di quarzo più diffusa sulla Terra. Si chiama così perché dal greco significa ghiaccio chiaro, perché gli antichi greci pensavano fosse ghiaccio solidificato. Nel Medioevo si pensava che le sfere di questo materiale avessero proprietà ipnotiche ed erano usate per predire il futuro. Casella numero 4. Una collana con ciondolo di ametista. L'ametista è una varietà di quarzo violetto, quindi è un minerale. Nell'antico Egitto veniva indossata dagli ambasciatori durante lunghi viaggi all'esterno delle città come simbolo di protezione sia dagli attacchi esterni che dai tradimenti interni. Casella numero 5. Questa è un'avventurina verde. L'avventurina verde è nota come pietra portafortuna. Anche questa è una varietà di quarzo, il quarzo avventurina. È traslucida con piccole inclusioni verdi, appunto, che danno proprio il nome di avventurina verde. Casella numero 6. Questo è quarzo ialino grezzo. Per questo quindi vale ciò che abbiamo detto prima riguardo le punte che abbiamo trovato nella casella 2. Casella numero 7. Un'ossidiana. L'ossidiana è una roccia magmatica effusiva, in particolare è un vetro lavico. Non ha una struttura cristallina perché, proprio essendo effusiva, il rapido raffreddamento con cui si è formata non ha consentito la cristallizzazione. È una delle rocce più antiche ed è utilizzata già nell'età della pietra per creare le armi ed era ritenuta in grado di sconfiggere i demoni. Secondo una leggenda Apache, tutte le lacrime versate dalle donne Apache per i loro guerrieri morti in battaglia
si sono trasformate in gocce di ossidiana. Quindi, chiunque ne possiede una non piangerà più, perché una donna ha già versato le lacrime al posto suo. Casella numero 8. Un'agata sakura o fiori di ciliegio dal giapponese. Come vedete, si notano, se osservate con attenzione, queste inclusioni bianche che danno il nome di agata fiori di ciliegio. In generale, l'agata è un minerale della famiglia dei quarzi che si forma all'interno di cavità di rocce basaltiche tramite deposizione di silice, e ne esistono diverse varietà che incontreremo qui nel corso del calendario dell'Avvento. Casella numero 9. Questo è l'occhio di tigre, come potete vedere dalle varie striature. L'occhio di tigre è una varietà di quarzo contenente crocidolite, che è un minerale del gruppo dell'amianto. L'occhio di tigre si trova principalmente in Sudafrica e si chiama di tigre proprio dal colore giallo-oro e dalle strisce che abbiamo osservato all'inizio. Queste strisce danno un effetto di gatteggiamento. Veniva indossato dai soldati romani durante le battaglie, come simbolo di protezione. Casella numero 10. Tormalina rosa, come si può vedere da queste sfumature. La tormalina rosa è un minerale della classe dei silicati e queste sfumature di rosa sono date dalla presenza di manganese e litio. La tormalina è usata in gioielleria e spesso viene diffusa con il rubino quando tende al rosso. Non guardatela così perché così è grezza, quindi è normale che sembri diversa dal rubino. Casella numero 11. Questa è agata muschiata. Come abbiamo detto prima, l'agata è un minerale della famiglia dei quarzi. In questo caso è muschiata perché ha il colore verde, che potete notare, e queste striature sono date dalla clorite, che riporta appunto il colore verde e ricordano il muschio. Nell'antica Grecia si credeva potesse attirare il favore degli dei dell'Olimpo e nel Medioevo era legata al buon raccolto. Casella numero 12. Himalayano. Il sale himalayano è proveniente dal Pakistan e viene estratto dalla alite, il salgemma. È rosa perché contiene delle impurezze, in particolare quelle di ossido di ferro. Contiene molto cloruro di sodio e quindi si utilizza anche in cucina. Questo sicuramente l'avrete visto nelle lampade di sale. Casella numero 13. Un mini geode. Questa quindi è una cavità interna di una roccia magmatica rivestita di cristalli. Si forma da masse di magma con raffreddamento non omogeneo, molto lento nella parte interna. Può essere di pochi centimetri come questo oppure intere grotte. E uno dei minerali più diffusi all'interno dei geodi è l'ametista. Purtroppo da questo momento in poi il microfono ha deciso di non registrare l'audio, quindi quello che sentirete adesso è il voice over sulle clip che ho registrato mentre scartavo il calendario dell'avvento.
Casella numero 14 abbiamo trovato una Agata Pizzo Pazzo. L'agata di Pizzo Pazzo o agata messicana, si chiama così perché si trova principalmente in Messico, è caratterizzata da una miscela di colori, quelli che vedete, quindi bianco, giallo e grigio, ed è stata scoperta nel 1899, poi dimenticata e riscoperta negli anni 50 del secolo scorso durante la costruzione di un'autostrada e da quel momento è iniziato il suo sfruttamento. Casella numero 15. Abbiamo trovato alcuni fili e un braccialetto con avventurina verde. Quindi questi cristalli sono stati tutti forati perché spesso vengono utilizzati in gioielleria. Casella numero 16. Andiamo a vedere cosa troviamo qui. Abbiamo trovato una ametista chevron. L'ametista chevron o dente di cane è un minerale costituito da una varietà di quarzo violetto. Pensate che durante il Medioevo l'ametista era più costosa del diamante ed era utilizzata per l'anello del re o dei cardinali come simbolo di potere assoluto. Casella numero 17. Vediamo cosa c'è. Troviamo che c'è subito qualche sfumatura di rosa. Questa è una tormalina rosa. Viene spesso utilizzata in gioielleria e a volte confusa con il rubino se tende al rosso. È un minerale della classe dei silicati ed è rosa per la presenza di manganese e litio. Casella numero 18. Abbiamo trovato un quarzo citrino. Si vede proprio dal colore. Il nome quarzo citrino deriva da citrus in latino, gli agrumi come il limone e l'arancio, da cui ha preso il nome per il colore. Il colore è dovuto alle impurezze di ferro ed è un minerale raro in natura. Si trova nelle rocce magmatiche e nei geodi, in Brasile, in Madagascar e negli Stati Uniti. Era noto come pietra dei mercanti in Medio Oriente perché i mercanti la conservavano vicino ai soldi per evitare i furti o perdite di valore. Casella numero 19. Vediamo cosa abbiamo trovato. Dai riflessi, questa è una labradorite. La labradorite è un tipo di minerale feldspato che si trova nei magmi basici. Inizialmente è stata trovata in Canada, nella penisola del Labrador, da cui prende proprio il nome. Presenta un fenomeno ottico particolare. Se esposta alla luce ha dei riflessi tra il blu e il verde e questo fenomeno si chiama labradorescenza. Casella numero 20. Vediamo cosa abbiamo trovato. Questo è quarzo fragola. Il quarzo fragola è più raro del quarzo rosa, quindi vale tutto ciò che abbiamo detto anche per il quarzo rosa. È grezzo questo e secondo una leggenda il quarzo è stato donato dagli uomini dal dio Eros. Casella numero 21, anche qui abbiamo quarzo rosa, però questa volta lavorato.
Casella numero 22 abbiamo trovato un campione di quarzo ialino, quindi quello limpido, trasparente. Quindi vale quello che abbiamo detto per le punte di quarzo ialino che abbiamo trovato nelle prime caselle. Casella numero 23. Un po' di pazienza perché si è rotto tutto il calendario. Questo è diaspro rosso. Il diaspro rosso è una roccia sedimentaria monomineralogica, vuol dire che è formata da un solo minerale, in questo caso il quarzo. Contiene delle impurità che conferiscono particolari colorazioni vivaci. In questo caso il rosso è dato dagli ossidi di ferro, principalmente ematite. Può essere sedimentaria di origine organogena o per precipitazione. Organogena ad esempio a partire da spugne radiolari o gusci di diatomee, di precipitazione ad esempio da un processo vulcanico acquifero. Casella numero 24, l'ultima. Per finire abbiamo trovato un altro campione di quarzo. Mi sono accorta di aver dimenticato nella casella 6 altri due frammenti di quarzo ialino grezzo. Eccoli qui. Questo è quello che abbiamo trovato all'inizio del video. Abbiamo terminato con questo calendario dell'avvento. Ricordatevi di farmi sapere se volete vederne ancora altri e fatemi sapere anche qual è il vostro minerale preferito.